Che cosa condiziona la crescita del tumore? I fattori sono molti e ce li siamo fatti spiegare dal professor Paolo Marchetti, che abbiamo incontrato a Chicago al congresso annuale dell'ASCO. Lei ha detto che il tumore non sta dentro una piastra Petri, sta dentro un individuo, quindi un ambiente diverso ogni volta. Quali sono i fattori che quindi condizionano l'efficacia della terapia del tumore, dal microbiota al metabolismo personale? Le alterazioni genomiche all'interno delle cellule tumorali, quelle che definiamo le mutazioni somatiche, sono estremamente importanti per capire qual è il meccanismo principale per la crescita di quel tumore in quel momento. Di quel tumore in quel momento, non necessariamente di quel tumore in quel paziente in quel momento. Ed ecco perché diviene estremamente importante conoscere anche qual è il contesto nel quale quel tumore cresce. Diviene estremamente importante, ad esempio, conoscere le variazioni individuali nel metabolismo dei farmaci che noi con tanta passione, fatica e dedizione abbiamo identificato dopo aver sottoposto il tumore a piattaforme molto avanzate di analisi delle mutazioni. Abbiamo riconosciuto qual era il farmaco più adatto per quel tipo di trattamento, ma abbiamo anche capito che spesso fattori esterni, quali le caratteristiche metaboliche del paziente o l'assunzione di altri farmaci per patologie concomitanti, possono interferire negativamente. E allora poi la conclusione del medico può in alcuni casi essere molto semplicistica: pensare che il nuovo farmaco diretto contro quel bersaglio in realtà non abbia funzionato, mentre non ha funzionato il contesto, non ha funzionato l'orchestra nella quale l'assolo del farmaco innovativo sul bersaglio molecolare va ad entrare. E quindi quello che dobbiamo fare è conoscere anche l'orchestra e rimettere insieme tutto questo attraverso, ad esempio, anche lo studio non solo delle interazioni farmacologiche ma del microbiota e di tutte le caratteristiche fenotipiche, quindi dell'organismo del paziente che abbiamo di fronte. Quindi passare dalla medicina basata sull'evidenza alla medicina nel mondo reale. E quali sono le implicazioni economiche? Un lavoro assolutamente impegnativo sarà rappresentato dalla integrazione delle tante informazioni che noi oggi abbiamo sul singolo tumore, in quel singolo paziente, in quel momento della sua vita, e come tutto questo può modificarsi. Stiamo passando dallo studio di una singola alterazione genomica all'analisi di una via di segnale, e oggi vorremmo arrivare allo studio delle interazioni tra diverse vie di segnale. Un progresso sicuramente alla nostra portata, grazie alle grandi capacità analitiche che abbiamo oggi a nostra disposizione, ma tutto questo deve trovare una rispondenza nella valutazione complessiva di questi pazienti. Ed ecco che diviene allora importante avere delle piattaforme che siano in grado di condividere questi dati e che ci consentano di superare l'analisi, se vogliamo, molto rigida dello studio prospettico di fase 3 randomizzato, che è la base portante della medicina basata sull'evidenza. Dobbiamo arrivare ad acquisire ed elaborare dati che derivano dalla nostra esperienza quotidiana. Dobbiamo passare dalla evidence-based medicine alla medicina basata sulla real world evidence, quindi sulla evidenza della vita reale, sul capire quel farmaco che in uno studio clinico condotto su una popolazione molto selezionata di pazienti, se funziona anche nel mio paziente di 80 anni che non faceva parte dello studio e che però svolge attività fisica normale, che è in buone condizioni, o al paziente che ha un diabete più o meno grave, o al paziente che ha malattie cardiovascolari che comunque non entravano negli studi clinici. Ecco perché tutto questo è possibile, ma va analizzato. Queste informazioni non debbono essere perdute, perché debbono rientrare in una valutazione complessiva per il paziente, e non solo per il paziente, anche per la sostenibilità dell'intero sistema, perché i dati di real world evidence ci potranno dire quanto il prezzo che abbiamo pagato per quel farmaco sia stato abbia fornito gli stessi risultati che avevamo visto nello studio clinico randomizzato, se ci sono state differenze. Quindi integrerà in un percorso quanto più possibile positivo quelle che sono l'interesse del paziente con l'interesse della società, che a quel paziente vuole garantire sempre cure migliori e accesso a terapie innovative.